tesorine, benvenute in un nuovo vlog. Sentite questo rumorino di musica classica di sottofondo? Ebbene sì, lo ammetto, sto guardando la diretta del matrimonio di Harry. ero troppo curiosa, troppo. E su YouTube c'è proprio il canale della famiglia reale con la live in diretta. Ho detto vabbè, mentre spiccio casa, mentre mi muovo a pulire, do un'occhiata, insomma, voglio vedere il vestito, ero curiosa. E nel frattempo sto aspettando anche, aspettate che abbasso. Sono sembra di essere veramente al Castello Reale, magari. E sto aspettando la consegna a casa perché ieri sera ho fatto la spesa online. Visto che ieri ho visto i miei genitori, ma non siamo riusciti ad andare a fare spese insieme perché loro avevano diverse commissioni da fare, quindi non era proprio possibile. E quindi, visto che approfittando del fatto che avevo bisogno anche di prendere un po' di acqua, ho detto va bene, approfitto, faccio la consegna online e prendo 3-4 casse d'acqua, insomma, se non ricordo se ne ho prese 3 o 4, comunque parecchia, perché devo bere tanto, tanto, tanto e quindi ho sfruttato la palla al balzo per ordinare anche un po' più di acqua e farmela portare su a casa. E niente, adesso finisco di fare la cameretta di Fede. L'aspirapolvere ho paura a passarlo perché ho paura di non sentire il citofono. Quindi io mi porto la famiglia reale con me e vado a fare il letto di Fede e il mio l'ho già fatto, quindi poi sono a posto. Ragazze, sto messa malissimo, Sto messa veramente malissimo, cioè mi sto commuovendo a guardare il matrimonio di Harry e Meghan, cioè sto veramente invecchiando. Rendete conto? Poi con questa canzone cantata in diretta dal coro, sentite. Bellissima cerimonia, credo una delle più innovative e moderne che la famiglia reale abbia mai fatto, veramente mi è piaciuta tanto tanto e non è ancora finita, quindi preparo i fazzoletti a sto punto. Allora ragazzi, è arrivata la spesa nel frattempo, sto facendo spazio sul tavolo e vi mostro che cosa ho ordinato. Allora, prima busta abbiamo delle banane. Poi ho preso un sacchetto di carote e poi qua ci sono due avocado. Questa volta ho cambiato tipo, ho preso, ha un nome, aspettate, As Biologico, era in offerta e ho preso questo qua. Poi ho preso datterini che Fede adora, yogurt magro, questa qua della... Scusate, mi devo ancora abituare al cavalletto, 0,1 della Vipiteno, poi parmigiano reggiano, poi questi formaggini qua della Iomino che Federico adora. Poi ho preso i mirtilli perché ho letto che fanno bene per diverse cose, quindi ho voluto provare a prenderli. Poi ricotta Santa Lucia. Poi ho preso due yogurt, questi qua greco della Yomo, la linea Delta. Anche questi erano tutti in offerta, ho preso solo cose in offerta. Poi ho voluto provare questo che penso mangerò adesso perché a guardare il matrimonio di Harry e Meghan ho fatto tardissimo, ho neanche pranzato praticamente, quindi essendo una porzioncina praticamente per una persona. Penso che la mangerò adesso. È una vellutata con iceberg, zucchine e menta. Deve essere molto buona. Poi ho preso 10 uova allevamento a terra. Poi altro sacchettino. Ho preso anche un po' di cosine ovviamente per Ricky e Fede, fatte un po' più che anche se non le posso mangiare, però io mangerò altro. Spiedo
Spinacine con mozzarella, queste qua vedete erano in offerta. Poi ho preso invece per me delle due pacchettini di questo qua è tacchino, quindi fesa di tacchino, sì, e questa qua anche, sempre tacchino. Ne ho prese due perché erano in offerta anche questa. Poi ho preso questa maxi confezione, anche questa super scontata di pollo fatti così a cosciottine. Così ho la riserva in freezer anche di pollo. Poi per Fedina, amante di Super Mario, ho preso questo yogurtino qua di Super Mario. Poi altra busta di parmigiano. Formaggio, oddio, sta volando tutto. Formaggio super light per fare di nuovo quella ricettina con l'avocado che ci è piaciuta molto. Poi ho preso questa specie di ricottina a fior di tofu vegetale per me da provare, sicuramente più leggera, quindi è una nuova ricetta, ho voluto provarla, era scontata. E poi ho visto queste sottilette vegetali e sono sincera, mi è venuta la curiosità perché non le avevo mai viste in giro, quindi le ho volute prendere. E basta, altro sacchettino andato. Poi abbiamo, allora, il sale grosso. Aspettate che faccio un po' di spazio. Formaggini mio per Federico, che adora. Poi ho preso due scatolette di tonno, da qualche parte ci sarà l'altra. Mi pare di averne prese due, anche queste super in offerta. Simmental, questa qui grande, Riccardo adora la Simmental, era in super offerta a 2 euro, quindi ne ho prese due confezioni. Qua c'è l'altra, bene o male questa la posso mangiare anche io. Poi ho preso il sesamo perché da quando sono andata al giapponese ho mangiato l'insalata con i gamberi, la salsa di soia senza zucchero e con l'insalata a ghiaccio praticamente c'era anche il sesamo, quindi voglio farmela in casa e ho preso il sesamo che non avevo. Poi ho preso tre lattine di piselli finissimissimi della Bunduel, anche questi erano scontati. E poi ho preso il sale rosa da macinare, questo qua che è fantastico, e anche quest'altra busta, diciamo che è un po' di buste. Ho un po' di buste per l'immondizia. Poi baguette per Ricky e Fedino. Poi tre lattine sempre Bonduel ma di mais, sempre per le mie insalate. Purtroppo non avevano un'insalata a ghiaccio, quindi non ho potuto prenderla. Mi hanno messo dentro questo buono. Per avere una ricetta, una rivista online gratis di cucina, credo. Dopo guardo. Poi ho preso il pane di segale per me, questo qui fatto così. Io spero vediate dritto, ragazze. La mia prima volta col cavalletto, quindi non so come vedrete le cose. Altra lattina di tonno. Altra busta vuota. Ancora tre buste perché fanno tante buste qua al Carrefour. Allora ho preso il pesce e due buste di minestrone perché sapete che io adesso faccio molto spesso il minestrone. Due buste di questo qua, la Valle degli Orti, che era scontato. Poi aiuto. Allora, ho preso un po' di questi succhi qua che io posso bere perché hanno soltanto frutta, soltanto frutta, 100% frullato veggie, mango, mela, zucca e carota. Ho controllato prima di ordinarlo, ce n'è 1 litro e c'è soltanto frutta, quindi adesso ricontrollo, ma l'ho visto già sul PC ieri sera. Vedete, allora. Mela 35%, uva, carota, maracuja, limone, purea di mango, purea di zucca,
Antiossidante acido ascorbico, non c'è altro, non c'è zucchero, quindi questo per me è perfetto. E ne ho presi tre. Ho preso questo qui che è appunto mango, mela, zucca e carota. Questo qua che è frutti di bosco, barbabietola e carota nera. E questo qui pera, finocchio e zenzero. Questo qua mi pare di averlo già provato, gli altri due no, però ho fatto scorta perché sinceramente adesso quando voglio di uno spuntino mi fa piacere bere qualcosa di fresco, di frutta. Poi ho preso un litro di latte, normalissimo, anzi due, scusate, 2 litri di latte. Aiuto, non ci sta più niente. Poi cannellini, questi qua sempre della Carrefour. E qua abbiamo ben altre due buste. Ultima busta! Allora, nell'ultima busta invece abbiamo 2 detersivi perché mi serviva la ricarica, questa qua gigante, per il sapone per i piatti. Questo qua io riempio il mio portasapone e voilà. E poi ho preso di nuovo questo qua che io ragazze ve lo consiglio tantissimissimissimo, che è questo... adesso faccio un po' fatica, questo qua è veramente super profumato, vi profuma tutta la casa, veramente fantastico e fa brillare anche un po'. Io non ho il pavimento, però devo ammettere che è più bello da quando passo questo, è un po' più, ha un po' anche lucido, ecco, che prima aveva poco. E ve lo straconsiglio perché ha una profumazione questa veramente buona, ok? Che è soggettivo, però io lo trovo buonissimo. E basta, e poi ci sono 4 casse d'acqua. Sono in straritardo, ovviamente. Ricky sta per arrivare a casa, io volevo fargli una sorpresina, volevo fare una ricettina un po' particolare. Vedete che ho già tagliato le zucchine e le carote. Ho preso questa padella qui che mi ha portato mia nonna, che lei non utilizza, adesso la sciacquo soltanto, è praticamente nuova, vedete che l'ha utilizzata pochissimo ed è fantastica per saltare, qua c'è verdurine ovunque, si vede che ho tagliato le verdure, è fantastica per far saltare o la pasta o i piatti anche i secondi un po' particolari. Ora vi faccio vedere cosa ho in mente. Non ce l'avevo fatta così, wok, penso si chiami wok, comunque quella per saltare la pasta. E ho messo già a fare le verdurine, ho messo una ricettina. Allora, ho tirato fuori i coltelli super taglienti, perché mi rendo conto che per tagliare il tacchino i coltelli da tavola non vanno assolutamente bene. Quindi stavo guardando qual era il più adatto, ma... formaggio, pizza, direi questo qua, perché gli altri mi sembrano esagerati, sinceramente, quindi vado di questo. Allora, gli straccettini di pollo stanno cuocendo, non potete capire che profumo che fa. Zucchine, carote, soffritto, un filino d'olio d'oliva extravergine e tacchino, in realtà sono straccetti di tacchino. Però sto sperimentando, ho fatto questa prova e in più ci aggiungerò, diciamo che è un piatto un po' orientale perché andrò ad aggiungerci anche qualche scagliettina di cocco, il sesamo e un filino di salsa di soia, quindi spero non venga, insomma, che sia buono, ecco, è proprio un esperimento, non ho guardato ricette né nulla, spero che a Riccardo piaccia, che venga buono. E pensavo di tirar fuori anche le bacchettine, voi che dite? Facciamo proprio effetto oriente, dai dai. Cenetta pronta, guardate la tavola come l'ho fatta, tutta stile oriente, speriamo che sia buono veramente, incrociamo le dita. Allora, adesso si parla.
È tutto stile giappo con le bacchettine. Ho messo anche la, come si chiama già questa? La, mi viene da dire stuoietta, ma non è la stuoia forse. Boh, vabbè. Questi qua sono con avena e semi di chia, come si dice? Yogia. Boh. Amore, fantastico. Ma indovina un po' gli ingredienti. Vabbè, Carota. grazie. Zucchina. E Grazie. prego. Semi di sesamo. Sì, l'ho comprato. E pollo. No, tacchino. Poi c'è salsa di soia. Poi Wow. c'è cocco. Sì, è orientale. Poi li mettono il cocco ovunque. Esatto. Sembra gli piaccia. Meno male. No.